Occhi grandi e sguardo dolce. No, un draghetto. Ecco qua i miei due draghetti preferiti. Per fare questo drago utilizzerò delle forme un po' strane, prese da tutti. In particolare adesso per fare il corpo base utilizzerò una forma chiamata pineapple, che poi andrò a tagliare sotto. Mentre poi per fare le cosce utilizzerò un fagiolo. Con il cubo vuoto inizio già ad andare a tagliare il corpo, in modo che non passi sotto al piano di lavoro. Bisogna fare attenzione e riuscire a prenderlo tutto. Ora, per fare le cosce con un fagiolo, devo tirarlo molto, ingrandirlo, poi copiarlo, ruotarlo a 180 gradi e unirlo insieme, questi due. Una volta fatto questo, dovrò ancora ingrandirlo un po' e attaccarlo al corpo principale. Poi lo copierò, lo incollerò e lo posizionerò dall'altra parte in modo da averne due identici. Poi dovrò tagliarli sotto con un cubo vuoto. E poi posso raggruppare. Adesso, sempre in tutti, vado a prendere un'altra forma un po' strana, che è il fermaglio. Riempirò il buco utilizzando un cilindro, che tengo momentaneamente vuoto per vedere bene dove lo sto andando a posizionare. Poi lo farò alto identico e raggrupperò. Diventeranno i piedi. Ora va ruotato ai 180 gradi, posizionato, copiato e incollato. Ora ho cambiato il colore soltanto per renderlo più chiaro che cosa diventerà, perché poi la stampa dipenderà dal colore del filamento. Ora, utilizzando un trapeziere circolare ruotato, farò il muso. Devo riuscire a farlo combaciare da tutte le parti. E per riempire lo spazio in mezzo utilizzerò un tubo, che anche questo deve coincidere. Una volta fatto questo, ho allargato ancora un pochino il muso e poi raggruppo tutto. Ora, utilizzando una semisfera, farò delle curvature sul muso. Basta prenderlo, schiacciarlo, ruotarlo e andarlo a posizionare agli estremi. Poi, una volta che uno è posizionato, lo copio, lo incollo, lo impiccisco leggermente e lo vado a mettere dalla parte opposta al muso. Quando avrò finito questo, dovrò copiare ogni figura, incollarla e portarla dalla parte opposta del muso per ottenere un aspetto simmetrico. Ecco, lo copio e lo porto di qui. Io ho un peluche a draghetto, volevo semplicemente copiarlo. E qui già comincia a sembrare un po' un draghetto. Fare attenzione a farlo coincidere bene tutte le parti. Ecco qua. Controllando da ogni prospettiva possibile. Perché certe cose si vedono soltanto guardando in modo diverso. E raggruppo.
Prendo un paraboloide che rimpicciolisco e tiro verso l'alto. Poi lo ruoto di 120 gradi circa per formare le braccia. Una volta posizionate, faccio copia e incolla e ne ho due. E poi le ruoto verso l'esterno rispettivamente di più 16 e meno 16 gradi. Raggruppo il tutto di nuovo. Ora, ritornando in tutti, vado a prendere un'altra forma un po' particolare, che è il cilindro appiattito, a cui mi servirà soltanto la parte più in basso, che diventerà la forma base per l'occhio. Infatti poi andrò a posizionarlo sul muso. Raggruppo. E ora, utilizzando un cilindro vuoto, farò la parte interna dell'occhio, dove poi posizionerò una pupilla. Non farlo scendere troppo, altrimenti l'occhio rimarrà bucato. Fatto questo, raggruppo, ruoto i 90 gradi in due versi. E lo porto sul muso. Poi lo copio. E mantenendo nella stessa posizione dell'altro, lo spingo dall'altra parte del muso, dove lo ruoto di 180 gradi per ottenere la stessa identica posizione. Poi faccio attenzione che si sporga allo stesso modo e raggruppo. Ora, ritornando in tutti, vado a prendere il fiore, dove, utilizzando le impostazioni in alto a destra, modificherò il numero di petali da 3 a 30 e poi lo raggrupperò con un cubo vuoto per ottenere la sua metà. Una volta ruotate di 90 gradi in due versi, diventeranno le scaglie del drago. Ma a un drago serve anche una coda, che farò con un paraboloide tagliato a metà con un cubo vuoto. Poi lo ruoto di 90 gradi in modo che si appoggi al piano e lo vado a posizionare in maniera simmetrica. Bisogna fare attenzione che nulla passi sotto al piano di lavoro. E si raggruppa. Ora inizio a fare le scaglie. Lo stringo e inizio a posizionare prima sulla coda. Poi, copiandolo e incollandolo, lo ruoto e lo alzo. Bisogna essere abbastanza precisi perché altrimenti non verrà in stampa. Copio, incollo, tiro su e ruoto. Posiziono. Io non l'ho fatto proprio fino alla fine, ma soltanto fino alla nuca. È una scelta personale. Una volta fatto questo, raggruppo. E ora si può passare alle ali. Prendo un cubo che faccio alto 3 mm e che allungo. Poi lo copio, lo rendo vuoto, lo assottiglio e lo ruoto di 22,5 gradi. Questo mi serve per ottenere l'effetto dell'ala. Poi lo copio, lo ruoto al contrario e una volta che ho ottenuto la forma che mi piace, raggruppo. Bisogna fare attenzione che non rimanga nessuna parte all'esterno. Poi con un tetto vuoto ruotato di 90 gradi, lo prendo e lo vado a posizionare in modo da creare delle scaglie. Lo copio e lo incollo. E li metto tutti quanti equidistanti fra di loro. Una volta fatto questo, raggruppo. Già, bisogna essere molto precisi. Perché anche 1 mm nella stampa poi si nota. Poi, utilizzando un cubo vuoto, vado a tagliare le punte e raggruppo. Ora lo ruoto di 90 gradi e poi di altri 90 gradi.
E così vado a posizionare l'ara. Poi la copierò e incollerò dall'altra parte. La ruoto al contrario. E le posiziono equidistanti fra di loro. Raggruppo. E ho finito. È venuto bello, vero? Presto.